Fanno sciopero i dipendenti di Ikea, Leroy Merlin, Lidl, Acquestapone, Carrefour ed Esper, tanto per citare alcuni dei colossi della grande distribuzione. Siamo orfani del terziario dopo la rottura del tavolo delle trattative. Dei 4 contratti, l'unico che non è stato rinnovato il nostro, denunciano Fisascat, CGIL e Wiltux. Ha replicato quello che poi già nel 2015 ha praticamente portato avanti con 42 mesi di mancato rinnovo nel 2015 e attualmente 52, quindi una perdita salariale da parte dei lavoratori enorme, oltre che la richiesta da parte di Federdistribuzione di un arretramento di tutta la parte normativa e dei diritti dei lavoratori. L'introduzione incontrollata di una flessibilità generalizzata, un sistema di classificazione del personale confuso che attribuisce mansioni non idonee alla figura professionale e poi ancora il sottoinquadramento di chi ha responsabilità di interi format commerciali complessi. L'aumento salariale che è bloccato dal 2581 giorni, che Confcommercio, Confesercenti e Lega Coop hanno rinnovato per un totale di massa salariale di circa 7.000 euro nel triennio. E Federdistribuzione vorrebbe fare solo una cosa, barattare questi soldi togliendo dei diritti ai lavoratori. Che cosa significa andare avanti? Andare avanti significa indire altre azioni di sciopero come quella di oggi, che è pesante, corposa, perché si tratta del sabato prima della Pasqua. Significa mettere in difficoltà tutte le imprese aderenti a Federdistribuzione, che si rifiuta di dare dignità ai lavoratori attraverso un reale incremento della redditività, attraverso il rispetto e la salvaguardia di quella che è la vita dei lavoratori, perché quello che si mette in discussione è tutta la parte normativa al ribasso, e tutto questo è inaccettabile. Ad oggi, se 30 datoriali hanno rinnovato il contratto e Federdistribuzione non ha aderito, significa la vigilia di Pasqua dire che esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B nello stesso comparto, e questo è assolutamente inaccettabile.